un'eccellente coppia cinematografica, che interpreta perfettamente l'amore. Non c'è bisogno di costringere i partner di recitazione a fondare una famiglia su richiesta dei fan. Non c'è bisogno di interferire, decideranno da soli ciò di cui hanno bisogno. Rispetto e non interferenza nella vita personale. Infine, sono completamente d'accordo con quanto scritto dal commentatore, cioè che anche gli attori sono esseri umani e che ogni volta che girano un film di fantasia, devono sposarsi una volta finito, e i fan continuano a sognare come Sam e Peter. I Ken erano davvero innamorati ma poi purtroppo si sono lasciati, devono avere motivi importanti ma questa è la loro vita privata e va rispettata, poi i Ken dovrebbero avere un harem, The Matt, Leotta forse che le mie e i precedenti. Alcuni fan hanno bisogno di camminare e vivere nella realtà della vita, non in qualche serie diversa da Alice nel Paese delle Meraviglie. Questa coppia cinematografica, che interpreta perfettamente l'amore, deve scegliere la propria strada senza la pressione di mettere su famiglia su richiesta dei fan. È importante rispettare la vita personale degli attori. Ken e gli altri devono trovare la propria strada nella vita reale, concentrandosi sulla propria felicità, non sulle aspettative dei tifosi. Ognuno è speciale e la sua vita va rispettata, l'importante è sognare e distinguere la realtà. È importante che gli attori comprendano che l'amore che sperimentano nella vita reale non è uno scenario. I commentatori devono accettare che la Ken e gli altri attori sono umani e dovrebbero vivere la propria vita secondo le proprie scelte. È anche importante per i tifosi devono accettare la realtà e capire che gli eroi dei loro sogni sono persone vere. Ken le speculazioni sulla sua vita privata dovrebbero essere evitate e il diritto di tutti a vivere liberamente dovrebbe essere rispettato, dovrebbero essere evitate interferenze inutili nella vita personale dei giocatori. La Ken e gli altri dovrebbero essere liberi di trovare la propria felicità. Dovrebbe essere chiaro che il vero amore non richiede un copione e ognuno ha la libertà di costruire la propria vita. La vita privata di questi giocatori è modellata nella vita reale, non nell'immaginazione dei tifosi, pertanto tifosi e commentatori dovrebbero evitare aspettative incoerenti con la realtà. La vita privata degli attori non dovrebbe essere soggetta ad aspettative incompatibili con la realtà. La Ken e gli altri devono gestire le proprie relazioni secondo le proprie regole. I fan devono capire che sono persone reali e che cercano la propria felicità. Speculazioni e interferenze inutili devono essere evitate. La vita privata di ognuno va rispettata. I tifosi devono guardare in faccia la realtà e rispettare le scelte dei giocatori. Il rispetto per la vita personale dei giocatori consente loro di concentrarsi sulla ricerca della propria verità, piuttosto che vedere le vere storie d'amore e diventare un copione. La Ken e gli altri giocatori dovrebbero concentrarsi sulla propria felicità, non sulle aspettative dei tifosi. È importante per i commentatori ad accettare la realtà e bilanciare il loro mondo dei sogni con vita reale. Dopotutto, ognuno ha il proprio e il diritto di vivere la sua vita e trovare il suo amore. I Ken e gli altri attori sono individui che scrivono le proprie storie nella vita reale, non come i personaggi di un film. Le loro relazioni romantiche dovrebbero andare oltre i confini di uno scenario e tendere a trovare la propria realtà. I fan dovrebbero allontanarsi dalle fiabe che sono incompatibili con questa realtà e rispettano il diritto degli attori a vivere liberamente. Queste star dovrebbero raccontare le proprie storie. Sono individui che hanno il diritto di costruire la propria vita nel mondo reale, non sul palco.